Eccoci qua, rieccoci, rieccoci con un nuovo video, un nuovo contributo di questo martedì 14 novembre e parliamo di un'ultima ora. Ehm, è uscito veramente da pochi minuti il comunicato del giudice sportivo, lo leggiamo insieme, lo commentiamo insieme. Alla fine ci si aspettava una squalifica di due giornate per l'attaccante francese del Mian Olivier Giroud per l'espulsione nel finale di Lecce Milan e sono state confermate le due giornate di squalifica per Olivier Giroud poteva andare anche peggio perché si poteva arrivare anche a quattro di giornate sarebbe stato ingiusto ed eccessivo ingiusto ed eccessivo per come è avvenuta anche l'espulsione perché in quel caso Giroud aveva ragione c'era fallo su di lui poi l'arbitro ha preso una decisione sbagliata Lì Giroud ha peccato un po' di eh, ingenuità o forse era un po' nervoso per come si era messa la partita, e, insomma, ha pronunciato delle parole che non sono andate giù al direttore di gara ed è arrivata l'espulsione diretta. Infatti, se vi ricordate, Giroud ha prima subito un cartellino giallo e poi il rosso diretto. Questo cosa vuol dire? Che il cartellino giallo resta a Giroud. E l'espulsione diretta porta a due giornate di squalifica. Quindi, l'ultima ora che possiamo dare in questo video è eh, sulla squalifica eh, arrivata dal direttore, dal giudice sportivo, il comunicato del giudice sportivo del pomeriggio di oggi: di due giornate di squalifica Olivier Giroux. E vi leggo anche la motivazione. Eh, queste due giornate sono arrivate per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. Eh, la prima sanzione per avere al 48 ⁇ del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammunizione, è rivolto espressioni ingiuriose al direttore di gara. Quindi eh, le due giornate arrivano per le, per le espressioni ingiuriose rivolte al direttore di gara. Eh, recentemente il codice del, diciamo, de, de, del giudice sportivo eh, era stato anche un po' inasprito, eh, si parlava anche di possibilità di quattro giornate, ma eh, sostanzialmente la linea delle due giornate per le espuls espulsioni che riguardano le espressioni ingiuriose era stata già un po' confermata nel corso di questo campionato con altre espulsioni e quindi si è mantenuta eh, questa linea, comunque un danno, è un danno enorme per il Miana perché sapete benissimo quanto in attacco il Miana faccia fatica senza Olivier Giroud, è un giocatore che comunque segna tanto, o meglio segna il giusto, eh, Olivier Giroud ha 37 anni e pensate l'altro giorno a Lecce ha conquistato la sua centesima presenza con la maglia del Milan, 100 presenze non sono poche. In queste 100 presenze ha segnato 40 gol, quindi tutto sommato un gol ogni due partite e mezze, diciamo così. Eh, 40 e 40 fa 80, quindi arrivare a 100 un gol ogni eh, due partite e, e un tempo, dai, mettiamola giù così. Quindi non è una brutta media per un giocatore di 37 anni. Il problema è che il resto dell'attacco segna poco se guardiamo al ruolo di attaccante centrale, di punta centrale. Quindi, Olivier Giroud salterà la prossima partita contro la Fiorentina in casa alla ripresa del campionato, subito dopo la sosta, e salterà anche la gara successiva alla Fiorentina, quella in casa sempre a San Siro contro il Frosinone. Partita sicuramente sulla carta più semplice, eh, perché comunque affronti una squadra eh, che deve salvarsi, però in effetti il Mian eh, i punti li ha persi anche contro Udinese e Lecce, quindi questo discorso non si può più applicare alla squadra rossonera. Il problema reale è che il sostituto di Giroud, cioè Jovic, fino ad ora ha deluso tantissimo, ma veramente tanto. Non ha addirittura quasi mai tirato in porta. Zero gol, zero assist. Sembra totalmente fuori dal gioco, totalmente avulso dalla, dalle dinamiche del Milan, dall'attacco del Milan. E quindi, nelle prossime due partite, il problema si chiama eh, Jovic, quindi il sostituto dell'attaccante francese, che tra l'altro è stato anche convocato nuovamente da Deschamps in Francia per ehm, giocare le partite con la nazionale francese, quindi nonostante l'età Giroud è uno che viene ancora convocato in nazionale. Giroud che ha segnato, come ho detto, 40 gol in 100 presenze col Mian, ma in questa Serie A, in questo campionato è comunque a quota 7 gol e non sono pochi 7 gol. Eh, L'alternativa eh, per l'attacco del Mian contro la Fiorentina, ma a questo punto anche contro il Frosinone, oltre a Jovic, potrebbe chiamarsi eh, Okafor. Il Mian potrebbe schierare anche un tridente particolare, diciamo così, senza l'uomo. Eh, pesante senza la punta eh, diciamo mh, senza il bomber ma con giocatori che comunque corrono sono mobili sono duttili eh, possono anche eh, come dire confondere le acque eh, cambiando le posizioni cioè il mian può presentare un tridente con ciucuezzi a destra ocafor al centro dell'attacco e uh, Pulisic a sinistra, perché Pulisic a sinistra può giocare, così come può giocare Ocafor, quindi nelle idee di Stefano Pioli potrebbe esserci anche questo tridente un po' più leggero, ma sicuramente più mobile, più dinamico, formato da Ciucuetze, formato da Ocafor e Pulisic. Poi naturalmente c'è sempre la possibilità di mettere in campo Jovic, in quel caso l'attacco potrebbe essere composto da Okafor, Jovic e Pulisic. Però io non trascurerei l'ipotesi di un attacco un po' più fantasia, un po' più rapido, veloce, senza la punta classica eh, come la intendiamo noi, come è Olivier Giroud, con Pulisica a sinistra, Ciucuezzi a destra, dove attendiamo eh, il suo primo gol, il suo primo assist con la maglia eh, del Milan, e poi con eh, Ocafor nel ruolo di punta centrale. Potrebbe anche... Essere questa una, una soluzione per Stefano Pioli. A proposito di Stefano Pioli, ovviamente si andrà avanti con lui. La dirigenza ha scelto così, si assumerà le proprie responsabilità della, della scelta così come eh, si è assunta le responsabilità mh, di altre scelte: può essere condivisibile o meno. Però potrebbero avvenire dei cambi, dei cambiamenti invece nello staff. Quindi non stiamo annunciando eh, esoneri o nuovi ingressi, ma mh, ci dicono che il Mian sta pensando di cambiare sicuramente qualcosa nella preparazione atletica. Quindi vediamo cosa vuol dire questo cambiare, anche perché era stato annunciato in passato, ma i risultati purtroppo non sono arrivati. Sono risultati comunque negativi dal punto di vista degli infortuni e dei problemi ai, ai giocatori. Quindi Vediamo cosa bolle in pentola, qualcosa sta succedendo eh, perché, comunque, il confronto in questi giorni c'è stato, è stato continuo. Si vuole trovare la chiave di volta, la soluzione alle problematiche. Vediamo quale tipo di soluzione adotteranno eh, in dirigenza e nello staff. Se arriverà qualche nuova figura, se cambierà qualcosa già nello staff attuale eh, del, dell'allenatore, quindi del preparatore atletico, eccetera. Quindi, qualcosa bisogna sicuramente fare, non si può andare avanti così, si svalutano i giocatori, si svaluta il club, eh, si perdono le competizioni, si perdono gli obiettivi sportivi è troppo un danno per tutto il movimento Milan andare avanti con questo eh, andamento disastroso dal punto di vista dei problemi fisici. Quindi io mi aspetto dei cambiamenti, magari verranno annunciati nei prossimi giorni. Noi siamo qui pronti a raccontarli anche in questo canale YouTube. Come sempre, ragazzi, vi invito ad iscrivervi, mettere like, attivate la campanella e poi commentate. Eh, dite la vostra sotto questo video. Ciao, un abbraccio.